vivendo un periodo, credo, di non cambiamento, però mi sono trasferito a Milano. Comunque nell'ultimo anno la mia vita è cambiata, negli ultimi 2 anni in realtà. Quindi comunque ho sempre nuovi stimoli diversi, lavoro con altra gente, quindi questa cosa mi porta a volere un'evoluzione anche personale. Infatti, stupida libertà è qualcosa di diverso, diciamo, rispetto a quello che ho fatto uscire fino ad ora. Ed è volutamente così, perché diciamo che tutti questi stimoli che mi sono arrivati in tutto questo periodo mi dà un'idea, cioè dove voglio andare. E continuo ad essere in una fase di cambiamento, di crescita, di evoluzione, quindi in realtà è un periodo bello, ma non preciso, però cerco in realtà di prendere tutti gli stimoli e di arricchire il mio bagaglio. Quindi a me poi piace la musica in generale, quindi a me piace fare tanta musica, non solo per forza una cosa. Quindi è un periodo così, molto disordinato ma pieno. Nasce dal voler dire effettivamente, dal voler esprimere quella sensazione lì, perché stupida libertà dà voce a chi nasconde le proprie emozioni fondamentalmente, perché io sono il primo che lo fa. Quindi mi sono accorto che se io non esprimo me stesso non posso trovare un posto nel mondo. Perché se io mi nascondo non mi faccio capire, e se non mi faccio capire nessuno mi capisce, quindi non troverò mai un posto. Quindi in realtà nasce proprio da una sensazione tutta mia, studio libertà, è proprio questo. Ho questo piccolo difetto di non riuscire a, diciamo, esprimere solo le mie sensazioni, ma perché semplicemente ho bisogno che qualcuno mi faccia la domanda. Io non sono tipo che esprime così perché gli va. No, preferisco che qualcuno me lo chieda. Sì, bene. Sì, se poi mi chiedi le cose precisamente, poi magari ti dico. Comunque questo periodo di cambiamento, eccetera, eccetera, mi ha fatto anche mettere in dubbio, e quindi quella sensazione doveva uscire in un pezzo, perché giustamente non la dicevo mai. Quindi è andato anche per questo motivo qua. Credo, ma sono anche il primo che lo fa, e lo vedo anche comunque con la gente che frequento. Cioè, rendiamo il dolore superficiale, cioè non stiamo attenti alle cose che ci fanno male, cioè non gli diamo importanza. Se qualcosa non va, comunque vabbè, fa niente, la facciamo passare e non ci mettiamo lì a risolvere magari qualcosa che sia piccolo o grande, però che credo che quello forse sia un problema, ma anche non parlare di se stessi. Io ce lo vedo in giro che la gente parla di sé, cioè si parla sempre di fesserie. Comunque, sai cos'è? Che esprimersi su un social non è esprimersi poi, no, dal vivo con delle persone. Quindi comunque io personalmente mi esprimo più dal vivo. Ma perché io ho necessità dell'empatia, di vedere le persone, mi piace proprio quella roba lì. Quindi comunque l'esprimersi sui social è sempre relativo, e comunque non sai mai chi c'è dietro, quindi è un discorso molto, diciamo, ampio se andiamo a prendere poi anche i social. Io beh, un po' da sempre, ma perché mi piace che alla fine sia così, no? Mi piace che le cose le gestisco un po' io. Non mi piace però quando qualcuno poi non mi capisce perché io non parlo, e là mi dà fastidio questa cosa. E i sorrisi, quando io dico nel pezzo sorrisi a metà alla mia età, tu hai detto prima è generazionale, no? Verso la mia generazione, però effettivamente io vedo Stupida Libertà come un pezzo che lascia un'interpretazione molto grande, soprattutto rispetto a quello che ho fatto finora. E se tu canti sorrisi a metà alla mia età, la poni per te, ed effettivamente non dovresti vederli neanche tu i sorrisi a metà, cioè non ci dovrebbero essere, nessuno dovrebbe poi effettivamente nascondersi, ma perché essere se stessi è semplicemente parte del gioco della vita poi. Cioè la sto iniziando a vedere così.
pezzo molto aperto, cioè comunque lascia speranza, perché non vorrei mai più vivere certi sorrisi a metà della mia età, ma comunque in generale, no, tutto il pezzo lascia un po' a quella voglia di voler uscire da questa situazione. Ed è forse quello proprio la punta, il vertice del pezzo, che non, forse ancora non tutti hanno colto, però grazie che l'hai detto. Siamo partiti dalla chitarra con questo pezzo, cioè la volontà era quella di tornare anche un po' a come scrivevo prima ti parlo di davvero quando ho iniziato a scrivere poi fondamentalmente. Perché io ho fatto un disco in inglese, però io tutti i pezzi li avevo fatti chitarra e voce o piano e voce. Poi dopo sono andato a dargli un vestito con i musicisti, eccetera. E diciamo che la volontà di Studio Libertà è anche questa, cioè di partire dalla chitarra proprio in acustico e poi dare un vestito successivamente al brano. Questa era una scelta anche proprio, oltre che stilistica, anche un po' personale. Cioè mi andava di tenere proprio la chitarra al centro perché, cioè, sono io quello ho sempre fatto, quindi è tutto voluto. Perché secondo me il pezzo funzionava, cioè a me piaceva. Ed è poi il minimal, sai, Beh, fa e poi parte arrivi. della musica del passato anche. È una bella domanda questa qua, nel senso, perché effettivamente se andiamo a vedere il panorama estero ci sono molte più artista, effettivamente. È una domanda, guarda, mi fai questa domanda che io personalmente, cioè come te rispondo? Nel senso, credo forse arrivi un po' dall'ascoltatore, forse non siamo mai stati abituati dai tempi, forse? Non ti so dire in realtà, perché io non me ne capacito neanche io di questa cosa. Comunque io sento artiste che sono fortissime, io me ne ascolto, però non so perché gli altri non se ne ascolti. Forse sta anche un po' nell'educazione che c'è in generale in Italia, penso Come bene, ma credo. se pensiamo anche a quello che sta succedendo, no? A tutto quello che ci gira intorno, ho sentito anche in giro parlare di educazione, che non va bene l'educazione che c'è fin da piccoli, però non c'è forse una risposta precisa sul perché. È un dispiacere, però. Cioè, sento a volte, banalmente, cioè, te lo dico con sincerità, artiste più forti di artisti. E non capisco perché comunque non vadi. Però è una domanda tosta, dovremmo fare un comizio su questo, dovremmo chiamare dei critici proprio per. Io poi faccio il musicista, quindi non so. Anche un po', però, in generale, il mercato negli ultimi anni diventa sempre più saturo, quindi non so se effettivamente è una questione di stanchezza o se effettivamente, cioè dei talent. O se in generale proprio c'è un calo di proprio di ascolti in generale, effettivamente da dove partire, no? Magari vorresti ascoltare tutto, ma non c'è manco il tempo perché escono tanti pezzi comunque ogni venerdì e non solo. Quindi io in realtà credo che sia perché il mercato è sempre più saturo. Comunque, cioè, molti artisti fanno le stesse cose, cioè tra di loro, nel senso, si sente in giro molta roba uguale. Ma non è che io faccio, cioè, voglio fare quello lì che è arrivato, si sente un po' di roba uguale in giro. Non sentire, non ho presentato nulla quest'anno, proprio per scelta. Cioè, adoro Sanremo, cioè, nel senso, è un festival incredibile, però cioè, deve esserci anche il momento giusto nelle cose. Spingere sì, ma per bene, però perché bisogna farlo e basta. E sto continuando comunque a lavorare a un po' di cose, vabbè, giustamente nel senso si lavora a varia musica, quindi vorrei un attimo fare un po' le idee, rifarmi un po' le idee, capire un po' determinate cose, anche perché come ti dicevo prima, siccome sto lavorando con tanta gente, mi accorgo che i miei gusti anche cambiano, e quindi vorrei un attimo capire per prendere poi anche una strada. Quindi per ora c'è questa, ed è già una bella strada che sto prendendo. E quindi poi piano piano vorrei evolverla, mettere ancora più la mia personalità nella musica. Quindi sono giovane, ho ancora un dizionario piccolo, sto cercando di renderlo un pochino più grande per fare ancora di più semplicemente. Thank you.